Credo di averci messo almeno 2 anni o 3 a uscirne e pensavo che non ci sarei mai riuscita, eh. Perché tu all'inizio eserciti un potere che ti dà un senso di onnipotenza. Ti senti comunque un po' particolare quando mangi poco, quando digiuni. Invece la bulimia, tu sei vittima del tuo stesso controllo, crei la regola e poi sei sempre tu la trasgressione alla regola, quindi anche se sbilanciata e ti odi. Devi accettare che se hai mangiato non devi vomitare e quindi devi accettare che il tuo corpo ingrassa, che tu ti trasformi e che diventi esattamente come non vorresti, no? Ed è un esercizio mentale che richiede molto spirito di accettazione. Il vero percorso comincia quando tu smetti di punire gli altri punendo te stessa e quando attraverso la malattia accetti che tu non sei perfetta. Ah, quello che mi hai detto te. Tu non hai detto che il paradiso è qua, non è qua sotto. Ah, gli ho detto questo, perché lui è bravo, ma tante volte sbaglia, tante cose. Io l'ho detto, inutile che ti dicono l'inferno. O il paradiso. Io l'ho detto, l'inferno sai qual è? Quando tu stai in disaccordo con una persona, con lo fratello, non ubbidisci, quello è l'inferno. Perché tu la coscienza non la tieni mai libera, pulita, che sei d'accordo con queste cose, no? Se tu poi ti comporti da bravo uomo con le persone, un paradiso è qui sotto, non è là sopra. Perché là sopra è sceso nessuno di dire vieni che qua c'è il bello paradiso. Quindi un paradiso lo devi fare tu stesso. A me non mi hanno pizzicato mai la Taranta. Eh no. E tu? E non sono mai stata in campagna a raccogliere frutti, Eh no, cose. no. Non eri nemmeno nata, Martina. Ma io non sono mai caduta da bicicletta, ma non mi è mai successo niente a me. Ho spazio solo le robe. Ho fatto una spesa, sono andata alla chiesa. Ho preso un caffè, un bicchiere d'acqua, mi hanno offerto un altro caffè, ho mangiato un panino, un po' di dolce e ho preso le gocce. No, è brava, quella è andata fin a 20 anni alla scuola. Solo che mi hanno rimandato, ero ripetente io. E non sono andata a fare l'esame. Beh, si è vinto pure un concorso lo municipio, Ah, magari. sì, perché ho la stessa chilografa. Che poi non ci è stata bene, va bene, non c'è andata. Però, finché a 20 anni eri autosufficiente. Sono stata all'ospedale, sono buttata la finestra. Ma io non capisco, stavo dormendo, come facevo a buttarmi la finestra? E non so se che è successo alle gambe. Anna, lo coso è così, la storia. Quando uno non sta bene, poco sta bene e non poco non sta bene. Quando sta bene mi fa tutto per dire, no? Già. Prepara apparecchi, accoglie robe, Ma scoppa tutto. Quando io non sta bene, se prima l'ho dato 13 gocce. Tredici, lo dovevi dare 10. a mezzogiorno Dieci mi sentimento mi è aggiungerei. venuto. I tesi tre te chiudi, con stessa No, calma. scusa, già ma io non basta. sono di Non Puglia. riuscivo a Io non chiamare. sono di Puglia.